video. Mi scuso che oggi mi vedete un po' in questa versione zingara. Dico così perché non leggo mai i capelli, perché non mi ci vedo assolutamente. Mi sento un po' zingarella, non lo so, non mi piacciono proprio, però oggi non avevo voglia né di allisciarli né di aggiustarli, e quindi ho fatto tipo, ovviamente da qui non si vede, una cipolla effetto spettinato, ma non perché ho voluto io l'effetto spettinato, ma perché è venuta proprio così. E quindi, boh, ho detto faremo il video così, insomma, mi vedranno in tutti i modi. Comunque, a parte questa cosina, questo video è in collaborazione con una ragazza carinissima che seguo sempre. Il suo canale si chiama Gendrew. Comunque trovate il link nell'info box perché non so come si pronunci. Comunque è una ragazza simpaticissima e mi fa davvero piacere fare questa collaborazione con lei. E abbiamo deciso di fare il tag e vita segreta di una youtuber. E come al solito al telefono con le domande. Prima domanda. Da quanto tempo sei su YouTube? Ah, esattamente il primo video l'ho caricato il 19 giugno di quest'anno. Seconda domanda, quando lascerai YouTube? Dio, onestamente per adesso non ho in programma di andarmene purtroppo per voi e quindi mi dovrete supportare un po'. Terza domanda, la cosa più bella dell'essere una YouTuber? Allora, secondo me, cioè per me, la cosa più bella è in assoluto quando sotto magari qualche video in privato mi contattate dicendo che è stato utile una mia review perché vi ha aiutato in un acquisto e insomma vedere che nonostante comunque parli di argomenti frivoli e questo insomma lo sappiamo, cioè io spero di farvi compagnia, di essere diciamo una sorta di passatempo. E quindi cioè, è ovvio che non siamo qui ad affrontare discorsi troppo articolati, però mi fa piacere magari sapere che una review di un prodotto può essere stata realmente utile a qualcuno. Ah, la cosa più brutta dell'essere una youtuber, secondo me, è il fatto di essere un po', come posso dire, una di bersaglio, però essere criticate spesso e volentieri da persone che si nascondono dietro a un PC e non ci mettono assolutamente la faccia. O ad esempio, scrivo anche l'altro giorno su Facebook, mi fa saltare i nervi quando nemmeno pubblico un video, giuro, nemmeno l'avevo pubblicato, era stato pubblicato da 2 secondi e mi trovo già un pollice in giù. È una cosa che mi urta, ma non per il pollice in giù, perché poi rimane lì fino a se stesso, cioè a me poco interessa onestamente, ma perché preferirei, cioè, che tu mi scrivessi cosa non ti è piaciuto del video in modo che io possa anche migliorare. Insomma, una critica costruttiva la preferirei di più di un pollice in giù messo un po' a sfregio così. Quindi questa è una cosa un po' che non mi dà fastidio, però mi dispiace insomma perché so che non sono l'unica che poi magari ci rimane male, sbaglio, come sbagliamo tutte, perché è così. È inutile che mi dilungo su questo argomento. Allora, quante opzioni di anteprima prepari? Beh, oddio, di solito su alcuni video vedete lo screenshot del titolo, su altri tipo sui tutorial e vedete la foto del make-up e lì insomma faccio un paio di foto e scelgo la più carina. Carina. La tua cotta su YouTube? La mia cotta su YouTube è in assoluto Clio perché insomma è la prima che ho seguito, che continuo a seguire, che mi fa morire da ridere. La ritengo una persona brava, competente e una delle poche che è rimasta anche secondo me sincera. Quindi, sì, la mia prima cotta su YouTube è in assoluto lei. Chi c'è sulla tua lista di contatti preferiti con cui collaborare? Allora, diciamo sogno un pochetto perché so che magari i canali più grandi non vanno a fare collaborazioni con canali piccolini come il mio. Però mi piacerebbe tantissimo fare una collaborazione con Eleonora Manni, che adoro, cioè ogni suo video non me lo perdo, mi piace tantissimo, la trovo una ragazza sincera e umile, con Otta, che adoro anche lei, con l'accento toscano mi fa morire, e me l'ero segnati, Gnappetta, che cioè, è fantastica, poi insomma, per romana come me, come non potrei, e poi vabbè, ovviamente, però quelli sono proprio irraggiungibili. Clio e Makeup Delight, che ho anche conosciuto ed è una ragazza assolutamente carinissima
e disponibilissima, che non sta assolutamente sulle sue. Cosa indossi nella parte inferiore del corpo? Ecco, indosso sempre quando faccio i video o i pantaloni della tuta, insomma, per stare dentro casa, o se sto per uscire, quello che sto indossando, insomma, leggings e jeans, ma la maggior parte delle volte pantaloncini del pigiama, però sopra sono sempre carina. Quanto tempo passa prima del rec? Se non mi fanno scherzi, fotocamera e luce che sfarfalla come sempre, è tipo play. Ciao ragazze, quindi poco, insomma, tipo 2 secondi. Cosa pensi di YouTube e della community? Ah, penso che sia un mondo assolutamente fantastico, perché permette ad ognuno di noi di potersi esprimere in qualcosa, che sia il make-up, che sia la nail art, cioè ognuno può esprimere la sua passione attraverso dei video, quindi penso che sia davvero un mondo molto bello, ma anche bisogna prenderlo un po' con le pinze, secondo me, perché altrimenti si rischia anche, insomma, di rimanerci mali per commenti e cose varie, lo stesso discorso che dicevo prima, quindi se lo si fa assolutamente così per passatempo, perché è un hobby, è una cosa che ci rilassa, ci fa stare bene, è assolutamente un bellissimo mondo. E poi comunque sono anche contenta che tramite YouTube sto conoscendo tantissime ragazze, davvero davvero molto carine, mi ci sto trovando molto bene, ci sentiamo su Facebook, quindi sono davvero contenta anche di questa cosa perché avevo anche un po' paura, onestamente, che ci fosse una sorta di rivalità anche fra i vari canali più piccolini. Invece devo dire che è bello anche vedere appunto delle collaborazioni e appunto che ci sosteniamo a vicenda e quindi questa cosa mi fa realmente piacere. Segreti per un canale di successo? È lo stesso discorso che facevo nel tag. Allarghiamo le nostre cerchie, non mi viene il nome. E che secondo me il segreto per un canale di successo è assolutamente la sincerità. Perché secondo me al momento che una persona capisce che la persona che si trova dall'altra parte dello schermo non è sincera ed è, diciamo, costruita, e almeno a me scade tantissimo. Quindi, onestamente, cioè, a mio avviso è la cosa più importante. Le domande sono finite, spero insomma di avervi tenuto compagnia. Sono curiosa anche di andare a vedere il video dell'altra ragazza, insomma, in collaborazione per sentire le sue risposte. Siete tutte taggate a fare questo video. In caso lo facciate, mettete magari il link nei commenti perché mi piace andare a curiosare questi video tag. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!